Inaugurato a Bagnoli il Comitato Elettorale del Popolo delle Libertà. All'inaugurazione del nuovo comitato erano presenti, tra gli altri, anche il ministro delle pari opportunità Mara Carfagna ed il consigliere regionale del PDL Fulvio Martuscello. Stasera a Bagnoli, in questo quartiere che è l'emblema della disfatta del centro-sinistra, delle promesse non mantenute e del degrado di una zona che invece potrebbe essere una delle zone più belle della città e dell'intera regione. Ovviamente non solo Bagnoli. Naturalmente non solo Bagnoli, la campagna elettorale ci vede impegnati su tutta la regione e mi vede impegnata particolarmente nella circoscrizione di Napoli provincia, dove sono candidata come capolista. E è una battaglia importante, fondamentale per riconquistare la regione, ma soprattutto per restituire la regione ai cittadini campani, per restituire loro un futuro che sia un futuro di speranza e di libertà. Stasera la visita del ministro a Bagnoli. Sì, Bagnoli, Piscina, Marenella, quartieri dimenticati dall'amministrazione comunale, per i quali il PDL, il Popolo della Libertà, Mara Carfagna, Fulvio Martuscello dichiarano il loro impegno per ripartire, per far ripartire questa città. La gente ci chiede una città normale, in cui sia normale avere asili nido, sia normale avere una villa comunale, sia normale avere marciapiedi aggiustati e luci che funzionano. Noi vogliamo ricostruire una città normale. Per fare questo, il 28 e 29 di marzo chiediamo ai cittadini campani un grande impegno, una grande campagna elettorale per regalare davvero la possibilità di consentire al centrodestra di voltare pagina e di far vincere le elezioni regionali a Stefano Caldoro. Sicuramente un successo il ministro a Bagnoli. Sicuramente sì, perché Bagnoli ha bisogno di una politica nuova, di una politica concreta. Perché sappiamo tutti che sull'area Italsider e sul litorale purtroppo da anni non è stato fatto niente, per cui c'è bisogno di dare fiducia a chi veramente si vuole impegnare e concretizzare affinché questo quartiere possano nascere tanti posti di lavoro. Perché come dicevo prima, senza il lavoro non si va da nessuna parte, non c'è futuro per nessuno e quindi chiaramente può soltanto nascere il degrado e la delinquenza. E noi questo non lo vogliamo. Stasera abbiamo avuto un grande successo facendo venire nel nostro comitato il ministro Mara Carfagna, che ha onorato questo quartiere con la sua presenza, assieme a Fulvio Martuscello, e che sicuramente noi, tanti di noi, daremo una mano a questi due politici che riteniamo persone valide e che sicuramente si sono presi l'impegno veramente di fare e di avere una grande attenzione su questo quartiere.